3 mesi di inattività e si vede anche nei grandi campioni. Si vede la difficoltà nel fare le scelte veloci, la difficoltà nel comprendere le situazioni di gioco. Quindi questo si è visto, hai ragione. Assolutamente sì, si può. Io non credo che ci sia una regola nel calcio. Non è che per forza devi giocare con una punta fisica o di ruolo. Secondo me il calcio, come ho detto prima, si evolve durante la gara e anche punte diverse con altre caratteristiche potrebbero lavorare su spazi importanti. Io credo che l'attacco di una squadra sono gli spazi e quindi come li attacchi, se li attacchi meglio degli altri, può fare la differenza. Una grande opportunità, la prima di altre, che il Pescara dovrà sfruttare per risalire la china e provare, chissà, dopo la salvezza, anche a cullare qualche piccolo sogno di gloria. In uno stadio adriatico che sarà spettrale per la ripartenza del campionato, il Delfino potrebbe essere un po' diverso da come è stato prima della sosta. In difesa, davanti a Fiorillo, la coppia centrale difensiva sarà formata da Drudi e Bettella, con l'ex Scognamiglio in panchina. Ecco, diciamo che il centrocampo a 4 o a 3, secondo me, cioè, non c'è la differenza, c'è poca differenza, perché basta che una mezzala si allarghi un po' e diventa 4-4, si stringe un po' e diventa 4-3. Cioè, non me ne faccio di questo, io ho smesso di fare queste differenze, ma da quando giocavo già. Tornato a disposizione Balzano, mentre in mediana mancherà Palmiero out per infortunio, ma sarà davanti, senza Tumminello, anche lui fuori per problemi fisici, il vero rebus. Probabile l'inserimento dal primo minuto di Manuel Pucciarelli con Galano, più che Clemens, alle spalle dell'ex Barese. Meno enigmi in casa Juve Stabia. Tra i pali ci sarà Provedel. In difesa Tonucci e Trust comporranno il tandem centrale con Vitiello a destra e Germoni sulla corsia mancina. A dettare i tempi della manovra in cabina di regia sarà Calò, affiancato da Adda e Bükel, quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Malamo. Pronti a subentrare Di Gennaro e i rientranti Calvano e Mastalli. Bifulco agirà sulla tre quarti alle spalle di Forte e Canotto per quello che si dovrebbe configurare come un 4-3-1-2 in piena regola. Il gioco è molto soggettivo. Io dico meglio perché se giochi meglio significa che hai giocato una buona partita. Dipende dall'estetica. Se uno vuole vedere il bel gioco, nel senso che una squadra che domina 90 minuti su 90 e fa 5 gol, come la Juventus che domina, domina. Se la Juventus avesse fatto 3 gol contro il Napoli, contro il Milan, tutti avrebbero detto: Wow, la Juventus è un mostro. Domina e fa 3 gol. Non ha fatto neanche un tiro in porta e hanno parlato di che la Juventus ha giocato male, però ha tenuto per 80% la palla. Quindi giocare meglio significa fare gol, nel senso che il gioco del calcio è fare gol. Come ci arrivi? E poi la puoi studiare. Ci puoi arrivare manovrando, ci puoi arrivare aggirando l'avversario, scavalcandolo e ci puoi arrivare aspettandolo e prendendo campo in avanti.